Si è avvalso della facoltà di non rispondere questa mattina in tribunale a Chieti Francesco Marfisi, il cinquantenne ortonese accusato dell'omicidio della moglie Letizia Primiterra e dell'amica Laura Pezzella. Assistito dall'avvocato Rocco Gian Cristofaro, Marfisi non ha risposto alle domande del pubblico ministero Giancarlo Ciani e del GIP del tribunale teatino Luca De Ninis. L'uomo resta così in isolamento nel carcere di Lanciano, dove si trova dalla nottata di giovedì. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, aveva già rilasciato le dichiarazioni, quindi era inutile continuare a farlo parlare. Il quadro di imputazione qual è completamente nella sua interezza? Duplice omicidio, premeditazione, la crudeltà nel commettere il reato, porto abusivo di armi, violazioni di domicilio, l'aver commesso il reato davanti a dei minorenni, insomma, il capo del quadro non è... Tentato omicidio? No, per il momento no. Su quali caposaldi si baserà la sua difesa? Questa è una bella domanda. Mi faccia lavorare, mi faccia studiare e valuteremo. È ancora un po' presto. Senta, ma come l'ha trovato lei? Non credo sia molto lucido. Nel senso? Nel senso che non ancora si rende conto di quello che ha fatto. Chiederà abbreviato condizionato perizia psichiatrica? Vedremo. Avvocato, per quanto riguarda la misura dell'isolamento, che cosa il PM ha insistito? Io credo che in questi casi l'isolamento sia una misura a favore dell'arrestato. Perché? Perché per la crudeltà con la quale ha commesso questo tipo di reato potrebbe essere infastidito dai compagni. Per il momento deve rimanere dove sta, abbiamo chiesto solo che gli venga revocato l'isolamento.